Buonasera alla trasmissione politica e sviluppo, ospite negli studi di Canale 58, è la dottoressa Carmela Grasso, candidata alle recenti politiche per la coalizione di centrodestra. Buonasera a lei dottoressa. Buonasera professore. Lei ha riportato un successo lusinghiero ma non tale da farla vincere all'uninominale. La dottoressa ha superato Demita ma si è fermata di fronte all'onda grillina. Come la mettiamo? Beh, devo dire che io sono contentissima del risultato che ho ottenuto perché se vogliamo analizzare le cose appunto come sono andate, lo vogliamo mettere sul piano politico: ho vinto perché la persona che eh, ha votato, politicamente pensando, giustamente c'è stato questo netto stacco tra De Mita e me. Per quanto riguarda il movimento Invece 5 Stelle, giustamente quello è un movimento che in questo momento raccoglie raccoglie un po' la rabbia della gente, per cui eh, non, non riesco a inquadrarlo eh, nel momento in cui devo fare un'analisi del voto, perché è, è una cosa imprevista e imprevedibile. Perché ha vinto questo voto di protesta? Secondo lei lo possiamo considerare ancora voto di protesta, visto che è il primo partito d'Italia? Beh, io dico che è un voto di protesta, lo possiamo considerare tale e dico anche perché. Quando praticamente la gente è stanca di una politica ormai obsoleta e di una politica che soprattutto è lontana dal popolo, è lontano dalla gente, dalle sue esigenze, dai suoi problemi, e beh, a un certo punto la gente ha uno scatto di ribellione. Questo scatto per fortuna oggi non è in una rivoluzione come avveniva nei tempi passati, ma si estrinseca proprio nel, nel voto. Quindi la lettura di questo voto è un voto, secondo me, prettamente di protesta. Dobbiamo però stare molto attenti perché questa protesta ci deve portare poi a pensare che cosa che i partiti in genere hanno sbagliato in qualche percorso, in qualche passaggio. E io credo che abbiano sbagliato tanto nel fatto che si siano allontanati dal territorio, dal territorio inteso come problematiche della gente. E lo dico sinceramente perché è un'analisi ed è un discorso che mi sono fatta subito dopo il voto, me lo sono fatta anche prima. Infatti diciamo che la mia campagna elettorale è stata impostata proprio sul voler fare... Un qualcosa di diverso dalla politica di prima, cioè volevo avvicinarmi molto di più alla gente, sentire, ascoltare per poi portare al governo quello che erano le problematiche della gente. E a maggior ragione mi sono fatta anche questo discorso dopo con un'analisi del voto mia personale, perché nel vedere che non solo il nostro collegio, ma i collegi della Campania e i collegi di, del sud, di tutto, il sud, di tutto sì. il sud, hanno avuto questo risultato così eclatante nei confronti insomma, del, del Movimento 5 Stelle, allora ti viene spontaneo credere e considerare che sia un voto veramente di protesta. Eh, io non credo tanto al concetto del reddito di cittadinanza, perché ad eccezione di una piccola fetta di popolazione che ci crede, ci ha creduto, tant'è vero l'episodio di Bari di, delle persone che sono andate al CAF per, per chiedere questi moduli, insomma ci fa sorridere perché è impossibile se non c'è un governo di fatto chiedere già un re, il reddito. Quindi credo che pochissime siano le persone che abbiano creduto a questo, questo sussidio, insomma, diciamo, tra virgolette. Io credo proprio che la gente abbia voluto dire alla vecchia politica: rimboccatevi le maniche e ritornate con i piedi per terra. Perché è questo che manca soprattutto nel meridione. Si fa tanto parlare del meridione da anni e anni, soltanto nei momenti della politica, ma poi di fatto quando la politica finisce, il momento del voto finisce, sì. poi praticamente siamo eh, di nuovo alle solite problematiche, ai soliti, eh, alle solite, insomma, diciamo, ai soliti criteri della politica di ergersi eh, lì dove... Ed imporre il proprio modo di fare, il proprio modo di, Infatti, di pensare. E quindi poi eh, torniamo che i problemi sono sempre gli stessi e non vengono mai risolti. Chi vi ha seguito in questa lunga campagna elettorale? È durata parecchio? Vi ha accompagnato qualcuno in particolare nei diversi comuni del collegio? Avete fatto squadra? Beh sì, eh, questa volta è stata una bellissima campagna mm. elettorale. Perché ci hanno seguito tanti amministratori, che ringrazio, gli amministratori di molti comuni del collegio che ci sono stati vicini. Eh, ci sono stati vicini gli amici dei diversi paesi che noi abbiamo interpellato, addirittura. Ci hanno interpellato loro perché chiaramente il collegio era molto grande e quindi non si poteva pensare di andare in ogni paese, quindi si sono fatte delle organizzazioni, degli incontri, eh, raggruppando diverse amministrazioni, diversi comuni e diversi amici. Quindi è stata una campagna elettorale bellissima, diciamo, perché abbiamo incontrato tanta gente, anche se devo dire che in un primo momento c'è stato un po' di disagio. E sempre tornando all'analisi del voto, e questo è un fatto importante, noi quando abbiamo cominciato a fare la campagna elettorale abbiamo dovuto mettere insieme prima i cocci, perché abbiamo trovato un territorio, non dico allo sbando, ma quasi, con amministrazioni e persone che avevano sempre militato. Nel, in Forza Italia e anche negli altri partiti, però io parlo di Forza Italia in quanto rappresento insomma, questo, questo movimento, mm. eh, non, non c'erano più eh, punti di riferimento sul territorio. Quindi questo mi fa pensare che se in un primo momento questo nostro partito aveva avuto l'intento proprio di stare vicino alla gente e quindi di raccogliere tutto quello che di problematico c'era poi una volta che è entrato a largo titolo sul territorio in quanto era stato votato, era stato, quindi sì. il movimento si era quotato le persone che lo rappresentavano hanno perso un poco il senso di appartenenza a quel partito, a quel movimento, io dico partito, ma più che è un, po è un movimento, un grosso movimento, l'hanno perso un poco questo, questo modo di intendere del movimento, perché si sono appunto eretti, si sono <ride> impadroniti della poltrona, ossia a livello comunale, con le amministrative, sia a livello insomma più alto a livello governativo e quindi hanno fatto l'errore della solita politica, quella di allontanarsi dal territorio, di non avere più quel radicamento, di non rappresentare più quello che la gente ha bisogno, di non rappresentare più quello che è l'intento della vera politica, risolvere dal piccolo i problemi per poi passare al grande e quindi alle infrastrutture, magari a tutto sì. il resto, però noi dobbiamo... Tutto ciò che è legato allo sviluppo ovviamente. Tutto quello dello sviluppo. Però sì. si deve sempre partire dal basso, da quelle che sono le esigenze. Se la vogliamo mettere sul lato dei mita, insomma, è inutile avere un piatto bellissimo se poi dentro al piatto non c'è che mettere da mangiare. E quindi noi dobbiamo pensare ad avere il cibo prima per poi abbellire anche il piatto. Chiara, c'è stato un comune in particolare dove ha ottenuto un risultato fuori ogni aspettativa? Beh, questo mi ha lusingato perché in questo, in questo momento in cui il movimento ha travolto tutto, io eh, ho raggiunto più del 50% in, in 6 o 7 comuni. Senza, eh, cioè, sia del, del, della parte avellinese, sia del Valfortore, sia della parte salernitana. Questo mi lusinga perché molte volte. È, vincit è vincitrice allora in alcuni comuni. <ride> sì, e, e mi lusinga perché eh, in alcuni non ci sono andata personalmente nel paese, ho raggruppato, come dicevo prima, in altri <ride> comuni, quindi mi hanno visto appena. E hanno avuto questa fiducia, questo, in questo modo di voler fare politica. Quindi sono contentissima. Ariano ha risposto discretamente al suo appello, ma vi siete fermata? mi pare, 1500 voti al di sotto di Maraia. Qualcosa non ha funzionato? <ride> Professore, mette il dito nella piaga. <ride> allora, 1500 voti sì in meno del movimento. Beh, siamo nel nostro paese, nella nostra città. Io credo molto in Ariano e la mia impostazione di campagna elettorale è stata proprio che Ariano doveva essere capofila di un territorio. Io mi sarei aspettata di più. Devo essere sincera: il risultato è eccezionale, dato, dato quello che si è verificato, ripeto, il risultato è eccezionale. Però se analizziamo che abbiamo un'amministrazione di centrodestra, abbiamo, e colgo l'occasione anche di ringraziare il Presidente Ortezio Zecchino perché ci ha appoggiato. Abbiamo poi gli amici, indipendentemente da quello che è l'amministrazione. Beh, se io penso a questo, devo pensare che qualcosa non ha funzionato. Cioè devo pensare che forse, soprattutto nell'ambito dell'amministrazione, che era partita con un intento di unità, qualcosa non ha funzionato. Forse non si sono rapportati bene con il territorio, non hanno fatto capire abbastanza quello che hanno fatto, che avrebbero voluto fare, o forse si sono disinteressati totalmente. Queste sono le mie ipotesi. È un di ipotesi. Queste sono le mie ipotesi. Di fatto c'è cioè che il mio risultato come coalizione vede perdente l'amministrazione. Forza Italia sconta un eh, gap organizzativo sul territorio alla pari del Partito Democratico. Beh, no, il Partito Democratico io credo che eh, insomma, eh, la sua eh, decadenza sia dovuta al fatto che c'è stato appunto a livello governativo mh, una frana da parte di Renzi, come ha condotto tutti i suoi movimenti. A livello locale, ugualmente, cioè, sono in un continuo litigio. Sentivo che addirittura adesso sono ancora in litigio per vedere se devono essere commissariati o se devono andare a fare al voto, insomma. Giustamente quindi... il problema delle amministrative di Avelina, anche negli altri paesi, incombe e quindi ancora non si è organizzato il partito nonostante la batosta eh beh, infatti questo è, è un dato che dovrebbe insomma metterli un po' di fronte alla realtà e farle un attimino pensare mentre Forza Italia, Forza Italia è, è diverso Forza Italia come ho detto poc'anzi e ci metto l'accento proprio su questa problematica Forza Italia ha perso il contatto con il territorio è diverso cioè la parte Politica, i rappresentanti politici ci sono, non stanno a litigare, solo che hanno fatto una politica un po' di distacco dal territorio, quindi è questa la crisi, è questo che ci deve far pensare, è questo che ci deve far ritornare sui nostri passi per costruire poi una buona politica futura. Avete preso parte a qualche summit di partito per analizzare il voto, avete trovato qualche risposta, vi siete viste col coordinatore provinciale, regionale, non so. Sì, 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 <ride> mi sono vista con Cosimo Sibilia, con l'onorevole, che ringrazio, saluto e faccio gli auguri per, nuovo, ehm, per questa nuova riconferma. E abbiamo parlato sì un po' del territorio e abbiamo avuto un incontro anche a Napoli nella segreteria generale e, e si è parlato praticamente di più che altro di quello che è successo per quanto riguarda le risposte, professore è ancora un po' prestino perché qui se non eh, abbiamo delle risposte dal governo cioè nel senso di sapere che cosa accadrà Certo, ci potrebbe non... essere l'ipotesi ovviamente tanto di un Movimento 5 Stelle al governo oppure del centrodestra, ovviamente la partita è al vaglio del Presidente della Repubblica. Ma infatti, quindi in base a quello che accadrà, magari poi eh, sicuramente ci dovranno essere delle risposte. Sarete ancora la candidata del centrodestra del territorio, come vi rapporterete con i vostri elettori? Io sono qui, sono qui. Cerco di mm. mettere le radici perché la politica mi ha. Mi ha appassionato da sempre. Adesso è la mia seconda volta che, appunto, mi candido con un impegno maggiore, questa volta essendo al governo. E quindi io voglio esserci, voglio esserci perché da questo momento eh, voglio praticamente un, una politica nuova, voglio una politica del territorio, voglio che il movimento sia di nuovo. Tra la gente, voglio che la gente possa avere un punto di riferimento importante, forte per poter esplicitare i propri eh, problemi, insomma. E quindi il partito deve esserci, si deve rifare, si deve riorganizzare. E questo lo dico veramente a denti stretti e l'ho detto già a livello anche eh, di Napoli appunto della, della riunione in cui c'era il coordinatore regionale e ho detto proprio questo cioè la mia unica esigenza in questo momento è proprio quella di riorganizzare il nostro, la nostra forza italia perché se non c'è a livello territoriale una rappresentanza un qualcuno che possa Ricevere tutte quelle che sono le problematiche e sono le richieste che la gente ha bisogno di dire a qualcuno, noi da dove vogliamo partire? Da dove partiamo? E questo io mi sono sforzata nella campagna elettorale di dirlo, questo perché in realtà se noi ci fermiamo un attimo e ascoltiamo quelle che sono le esigenze della gente ci rendiamo conto che sono delle esigenze così basilari, così fondamentali, che ti porta a uno sconcerto di pensiero, perché se la gente dice io non arrivo a fine mese per poter mangiare, per poter far sì che i miei figli vadano a scuola, quindi lasciamo perdere anche il fatto che i giovani se ne devono andare fuori. Cioè parliamo proprio della gente che ha deciso di rimanere il qui. Territorio. E quindi se queste persone non sanno come sbarcare il lunario, perché proprio non hanno soldi, eh beh, bisogna fare qualcosa. Cioè la politica serve proprio a questo. Se noi vogliamo dare lo sviluppo, dobbiamo sapere dove dobbiamo investire. Quindi dobbiamo non solo conoscere il territorio per sapere che cosa ci può offrire, ma dobbiamo sapere come investire quell'offerta in modo da occupare la gente del posto in quell'offerta. Cioè è inutile che noi vogliamo mettere che devo dire, una fabbrica di computer eh, se noi non abbiamo il personale specializzato per costruire questi computer. Allora noi dobbiamo, con questo voglio dire che noi dobbiamo personalizzare il nostro territorio. E la personalizzazione avviene solo ed esclusivamente se si è a conoscenza delle problematiche delle che esigenze. la gente ci dice. Non è che ce le invendiamo noi o pensiamo, e deve essere proprio la gente a dircele queste problematiche. E poi ci sono problematiche basilari, dal, dalla strada, dal, che molte volte la gente stanca e scontenta proprio perché non viene ascoltata e nel suo piccolo non riesce praticamente a, a, ad essere felice di, di, di poco, cioè basterebbe molto poco, bisognerebbe soltanto conoscere bene il territorio. Un paio di domande prima della conclusione. Sinceramente parlando, temeva maggiormente De Mita o il Movimento 5 Stelle prima di cominciare la campagna elettorale? Prima, prima di cominciare la campagna elettorale, temevo De Mita. Temevo De Mita perché mm. io lavoro in un ospedale e quindi il concetto della sanità lo conosco molto bene. E conosco molto bene la vecchia politica di Demita, cioè nel senso che lui ha fatto clientelismo, non è che questo insomma scopriamo l'acqua calda. E allora io temevo questo radicamento eh, di Demita sul territorio, e anche in questo poi, strada facendo, mi sono resa conto che il mio avversario poi stava per diventare il Movimento 5 Stelle. Da quale input? Da che cosa se ne è Dall'input perché ho avuto praticamente del, degli incontri con delle persone molto vicine a Denita, che erano stanche di questo suo modo di fare. Allora, è bastato una sola volta che ho percepito questa sensazione e ho detto... Qui nell'aria c'è qualcosa che cambia. E poi, se vogliamo parlare politicamente, molti si sono lamentati, se non arrabbiati, del fatto che De Mita sia giunto nel PD. E quindi, sto parlando delle persone del PD: certo, la coalizione che eh, ha portato la candidatura di Giuseppe De Mita. Quindi a quel punto quando ho cominciato a percepire che la gente era stanca di un modo di fare della politica, cioè sempre, come l'ho detto spesso in campagna elettorale, ti do qualcosa perché tu mi devi dare il voto e quindi la gente era stanca di questo, di questo modo di, di, di essere quattata, insomma. Dall'altra c'era questo scontento e questa rabbia di un partito che già era spaccato di suo per le sue problematiche, poi nel nostro collegio c'è arrivato anche Demita, quindi è diventato un partito molto sbandato e a questo punto ho percepito che sì, una parte sarebbe, diciamo, forse venuta a me come voto di protesta, tra virgolette. Ma io intendo a me più come voto politico a quel punto, perché chi mi ha votato di quella fascia lì ha fatto sicuramente un discorso politico. Mentre chi non voleva assumersi quelle responsabilità di partito, cioè per dire io non ti voto, te demita, però non posso votare politicamente un centrodestra. Ha votato 5 Stelle. Sì. Condivido. Ci sono le amministrative di Avellino, tra qualche mese anche molti comuni dovranno rivedere i consigli comunali. Crede che la politica di Ariano sia di centrodestra che di centrosinistra sia rimasta scossa da questo risultato? A chi potrebbe far paura? Beh, io spero che sia rimasta scossa da questo, da questo risultato la politica arianese. Perché? può far paura soltanto a chi sta amministrando in questo momento, perché sono loro che devono dimostrare quello che hanno fatto fino a questo momento e in futuro dovrebbero raccogliere i frutti di quello che hanno fatto. Quindi devono pensare molto e secondo me ci devono pensare anche in fretta con delle decisioni importanti, in modo da dare un messaggio alla gente, alla gente che vuole far politica, alla gente che vuole che la politica vera, la politica delle persone che parlano, ritorni di nuovo sul territorio. Avellino penso che abbia le stesse problematiche, insomma, debba lo stesso, anche perché Avellino deve votare prima di noi, noi abbiamo un po' più di tempo se per vogliamo. Assestare <ride> per assestare mm -hmm. il colpo. Però, ripeto, è una situazione eh, molto delicata. Eh, il movimento 5 Stelle, in questo momento, che ripeto, raccoglie la rabbia, è un movimento che potrebbe risultare anche pericoloso dal punto di vista amministrativo, perché quando le persone sono arrabbiate non, non valutano più, le persone reagiscono d'impulso e quindi se non si fa capire con le azioni, quindi con il comportamento, quello che realmente un politico vuole fare e fa, rischia poi di uscire dalla scena. Un'ultima domanda, farà sentire la sua voce anche a livello locale? Certo, la mia voce sarà sempre presente. Non si può, ehm, diciamo, candidarsi alla Camera, ottenere tutti questi voti e deludere soprattutto chi ti ha votato e chi ha creduto in te. E quindi la mia voce non solo a livello arianese ma a livello di tutto il collegio la farò sentire, la farò sentire al momento opportuno chiaramente, adesso stiamo un attimino ehm, a guardare quello che accade, stiamo un attimino a valutare quello che accade, dopodiché prenderemo tutte le misure che devono servire per far sentire sia la voce mia ma soprattutto la voce della gente, perché ripeto, la mia candidatura è nata esclusivamente per un rapporto con la gente. Io ho veramente intenzione di partire dal basso, da molto basso, perché mi piange il cuore quando, e lo dico sinceramente, quando sento la gente che non sta bene. Non solo sanitariamente, ma proprio che non stanno bene psicologicamente, moralmente, socialmente. E allora la politica, per me, ha un altro senso, non è solo quello di amministrare, perché è chiaro: nel momento in cui tu poi scendi in politica, ti ritrovi ad amministrare o a livello comunale o a livello del governo, insomma nei vari ruoli che uno eh, si propone e quindi deve fare il proprio dovere e questo è a prescindere. Cioè non si può riscaldare la poltrona. Ma soprattutto la politica, ripeto, deve essere della gente, perché altrimenti non ha senso. Cioè il politico perché esiste, perché deve prendere le problematiche. Se no non ha senso, è come un medico deve esistere perché c'è la malattia. E poi deve essere umano col malato. Ma prima deve inquadrare la malattia e deve essere umano col malato per porgergliela in modo giusto e aiutarlo. Quindi la stessa cosa deve essere fatta con la politica. Devi sapere che cos'è la politica, ma poi la politica la devi porgere al cittadino e farlo felice, ma felice nel senso che devi risolvere le sue problematiche, non illuderlo. Io la ringrazio per essere intervenuto alla trasmissione Politica e Sviluppo. Ovviamente lei è la prima dopo questa tornata elettorale, quindi la ringrazio per aver messo la faccia, come si dice eh, volgarmente parlando. Grazie per il suo intervento. Grazie professore, io sono felicissima di questo, di questo mio primo intervento a conclusione della campagna elettorale. Ed era mio dovere venire e ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questa mia tra virgolette vittoria. E non solo a dire che io ci sono e ci sarò sempre. Grazie professore. Grazie, buonasera a tutti e arrivederci.